Anche quest'anno faccio la presentazione, una breve presentazione dell'evento e poi do la parola al Ministero, Enit, alla Regione e poi ai comuni sponsor dell'evento. Anche quest'anno, superando 1000 problemi e ostacoli, siamo riusciti a organizzare Discover Italy. Abbiamo dovuto ancora spostarlo in estate perché l'evento originariamente è previsto in primavera, ma nel 2022 contiamo di ritornare in quel periodo che è anche molto più semplice per gli albergatori da un punto di vista di disponibilità. Quindi tutto bene, questo è successo grazie al supporto logicamente dello staff, dello buyer team, della segreteria organizzativa, dei consorzi che quest'anno sono entrati nel pool, diciamo, di co-organizzatori, ovvero Liguria Together, che è dall'origine con noi a organizzare l'evento, da Sestri Levante Inn e da quest'anno anche con Portofino Coast, con cui abbiamo allacciato una relazione molto forte e produttiva. Dalla Regione Liguria, logicamente, dall'Agenzia, dal Comune di Sestri, che voglio sempre ricordarlo, ha creduto in noi sin dall'origine, quindi addirittura ben 5 anni fa, quando insieme con il consorzio Liguria Together ha voluto portare l'evento che un tempo si svolgeva a Lugano nel Tiguglio, e quindi un forte ringraziamento a loro. Poi il Comune di Chiavari e Lavagna, che ormai da qualche anno che ci sostengono, e le new entry comunali, delle amministrazioni comunali, che sono Portofino, che sono Camogli e che sono Santa Margherita Ligure. Non dimentichiamoci infine anche i Mediterraneo Servizi, che ci sta ospitando in questo splendido complesso fieristico, anche se non lo è, ma è proprio il bello di essere qui. Quest'anno inoltre, pur con tutte le restrizioni che ancora in questo momento ci sono, abbiamo dovuto affrontare un problema che voglio definire un happy problem, in quanto abbiamo raddoppiato i numeri. Quindi come probabilmente avrete visto, se siete stati qua gli altri anni, occupavamo soltanto la sala principale, adesso occupiamo tutte le sale e occupiamo anche il secondo piano. Quindi diciamo che da un punto di vista di partecipazione siamo cresciuti molto, da un punto di vista di buyer, quindi tour operator che arrivano dall'estero per visitare il territorio, siamo quasi triplicati. Chi c'era ieri sera ha visto quante persone si sono assemblate al covo di Santa Margherita, quindi diciamo tutto bene. Questi numeri logicamente in raffronto al 2019, non al 2020, quindi ancora più significativi. Direi di sottolineare quanto i comuni sponsor dell'evento si siano sforzati per presentarsi per la prima volta come un'unica destinazione, quindi il Tiguglio come un'unica destinazione, e una piccola premessa, questo, chiamiamolo così, accordo, lo vedete nel video che girerà tutto il giorno in sala, in cui appunto il Tiguglio viene presentato come destinazione e non come singoli comuni. E a questo punto io inizierei la conferenza vera e propria passando la parola a Roberta Garibaldi, che è in rappresentanza del Ministero del Turismo per quanto riguarda il verticale dell'enogastronomia turistica, che ci farà un saluto. Questo anche a dimostrare che ormai Discover è riconosciuto a carattere nazionale anche a livello governativo. Grazie Roberta, siamo in treno tra Milano e Bologna. Buongiorno a tutti, presentazione per l'invito a questa conferenza stampa, dove ho il piacere di portare i saluti da parte del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia. Siamo molto contenti che anche quest'anno Discover Italy sia andato molto bene, confermandoci un evento di riferimento per il business to business del settore turistico, e in questo particolare momento storico il successo di questa edizione a cui partecipano numerosi vari paesi dimostra che il turismo è in ripresa anche a livello internazionale, e questo ci fa ben sperare
per il prossimo periodo e per l'anno prossimo. I dati ci dicono in particolare che il turismo gastronomico può contribuire in maniera significativa alla ripartenza del settore grazie al fatto che l'enogastronomia è uno dei punti di forza dell'immagine dell'Italia e quindi in Italia e nel mondo. Una modalità di fare turismo che vede protagonista un turista desideroso di conoscere luoghi e persone alla ricerca di un benessere fisico e mentale garantito dalla bellezza del paesaggio e da esperienze ricercate e coinvolgenti. Gli operatori del settore da parte loro sono chiamati a sviluppare un'offerta innovativa e competitiva che tenga conto delle esigenze di questo viaggiatore, sempre più esigente, attivo e attento alla sostenibilità, non soltanto ambientale. Auguro a tutti buon lavoro e buon viaggio in Italia. Grazie. Grazie mille Roberta del tuo tempo, delle tue parole. A questo punto io passerei la parola. Purtroppo abbiamo avuto un problema con il secondo collegamento dal Ministero con Manuela Vicenta, in quanto è dovuta scappare in ospedale per un'urgenza, me l'ha detto mezz'ora fa, quindi peccato. Passo la parola a Giorgio Palmucci, Presidente ENIT, che invece è qui fisicamente con noi. E buongiorno a tutti, e devo dire che mi fa molto piacere essere anche quest'anno qui a Sestri ed essere quest'anno qui a Discovery Italy, perché effettivamente tra l'altro vedere rispetto all'anno scorso il numero di presenze, come ha detto giustamente Paolo, vedere tutte le sale occupate da buyer e da operatori del settore è un bel segnale dopo un'estate che è stata sicuramente positiva per quanto concerne soprattutto il turismo balneare, il turismo montano in generale per l'Italia, e per quanto riguarda la Liguria ho letto anche le dichiarazioni, visti i numeri della regione, e vedendo anche ieri sera il numero di alberghi, ristoranti aperti venendo anche da Santa Margherita Ligure verso Sesto Levante, fa ben sperare anche nelle settimane a venire, visto che poi anche il clima aiuta. Io penso che come ENIT, come Agenzia Nazionale del Turismo, siamo vicini a Discover Italy ed è quindi già da vari anni partecipiamo con grande interesse. Ieri sera purtroppo sono arrivato tardi e quindi non ho potuto fare io la presentazione ai buyer, ma la mia direttrice marketing si è collegata in maniera tale da raccontare anche quello che sta facendo ENIT, e come agenzia, ripeto, siamo molto vicini a quella che è anche la Regione Liguria. Abbiamo una bellissima collaborazione con la Regione, ma anche con i comuni della Regione, proprio perché è una regione nella quale sappiamo e riteniamo che ci sia anche la possibilità di una ulteriore crescita, non solo di un ritorno a quelli che sono stati i numeri del 2019, ma guardare anche ad un futuro nel quale poter valorizzare non soltanto le aree balneari, quindi le stazioni balneari, ma anche l'entroterra e tutto quello che è legato, visto che prima ha parlato anche Roberta Garibaldi, tutto quello che è il patrimonio enogastronomico che la regione può dare e che questa regione offre. E in secondo luogo il fatto anche che l'interesse, il forte interesse a far incontrare quelli che sono i buyer internazionali, soprattutto buyer europei, perché purtroppo ancora dobbiamo avere un po' di pazienza per la ripresa vera del turismo intercontinentale, con l'apertura delle rotte, i voli cost free, e comunque si è ancora vista quest'anno l'assenza o comunque una presenza estremamente limitata di turisti americani e asiatici, per cui bisogna guardare adesso al futuro. E guardare al prossimo futuro, quindi continuare con le campagne vaccinali per quanto riguarda il nostro paese, e fare in maniera tale soprattutto di poter quindi, attraverso l'opera anche importante, gli investimenti importanti che gli operatori del settore hanno fatto già dall'anno scorso, nonostante la pandemia, e di poter quindi garantire quella che è la sicurezza, che è diventata la variabile fondamentale nella scelta di una destinazione di vacanza. Quello che è importante, ripeto, è che come Agenzia Nazionale collaboriamo fortemente, non soltanto con le regioni, ma anche poi con gli operatori, in maniera tale proprio da promuovere il nostro paese, sapendo che il sentiment nei confronti dell'Italia è comunque molto forte. Abbiamo visto proprio, e concludo, abbiamo visto nelle scorse settimane anche, abbiamo ricevuto una lettera da parte dell'Associazione Americana di Tour Operator che ci diceva appunto che gli americani hanno il grande desiderio di ripartire e di ripartire soprattutto verso l'Italia, per cui questo ci lascia ben sperare e mi auguro che quindi quando ci rivedremo per Discover Italy l'anno prossimo potremo un attimino essere ancora più ottimisti, potremo essere più ottimisti e potremo quindi guardare ad una crescita a valore
del turismo italiano, utilizzando anche quelle che sono le risorse che sono state stanziate dal Piano Nazionale, dal PNRR, e che devono essere utilizzate in termini ben precisi, ed è importante perché è un treno che passerà solo una volta, per cui dobbiamo essere tutti pronti, lavorare e collaborare pubblico e privato in maniera tale proprio di accogliere un'opportunità che poi fondamentalmente avremmo voluto sicuramente evitare, ma guardare adesso al futuro. E io sono certo che se andremo nella giusta direzione e vedremo crescere e continuare a crescere il turismo nel nostro paese anche nei prossimi anni. Grazie. Grazie Giorgio. Aggiungo soltanto un numero, nel senso che è vero, soprattutto europei, però già il 10% dei buyer di quest'anno arrivano dagli Stati Uniti, Canada e quindi da oltreoceano. Speriamo che l'anno prossimo ce ne siano molti di più. A questo punto dovrebbe esserci, ma non lo vedo, l'assessore Berrino, ma non mi sembra ancora arrivato. Ok, allora passa dopo. Passerei la parola a questo punto a Elisabetta Anversa, vice sindaco, assessore cultura, turismo, città di Camogli. Buongiorno. È con grande piacere che Camogli ha accettato quest'anno l'invito a partecipare come amministrazione a Discover Italy. Quest'anno per noi è stato un anno di boom eccezionale. Abbiamo raggiunto, anzi, sopraggiunto il traguardo del 2019. Tantissimi turisti che tra l'altro si sono anche fermati molto di più, cioè non hanno fatto soltanto una o due notti, probabilmente anche approfittando del fatto che Camogli offre tantissime strutture di appartamenti, quindi immagino che ci siano state davvero persone che abbiano scelto di vivere nel nostro piccolo borgo, che è un borgo autentico, che offre degli ottimi servizi, proprio per anche poter lavorare, quindi conciliare sia il lavoro che lo svago. Camogli, come sapete, è un piccolo borgo diviso, cioè proprio preso tra il mare e il monte di Portofino, che offre delle grandissime opportunità di outdoor, e il mare, una delle 32 bandiere blu. La Liguria quindi è sicuramente un motore eccezionale di turismo, sviluppo di turismo che può anche davvero diventare diverso, no? Più lento, più sostenibile, più legato a determinati valori. Come dicevo prima, le persone non sono soltanto turisti per una notte in Nord di Fuggi, ma proprio restano nel territorio. E a proposito di territorio, io vorrei ancora una volta sponsorizzare l'unione di tutto il territorio, che va da Sestria, quindi dal Tiguglio, al Golfo Paradiso. Io credo tantissimo nel lavoro collettivo, perché davvero secondo me l'unione fa la forza. Possiamo ognuno di noi offrire il meglio, e ogni città, ogni paese qui davvero può offrire il meglio, ognuno secondo le proprie caratteristiche. Grazie. Grazie mille, Elisabetta. A questo punto io passerei la parola all'assessore della Regione Liguria, Gianni Berrino, che è qui tra noi. Grazie Gianni. Sconfidi anch'io. Buongiorno. Ho sbagliato io ora, non è colpa del traffico né niente, ho sbagliato io ora, ho convinto alle 11 invece che alle 10:30, capita ogni tanto. Che dire, finalmente ci risiamo, sono molto contento come regione e con agenzie in Liguria di partecipare, come dire, anche con tanti operatori liguri che hanno scelto Discover come prima presenza in presenza per ripartire. L'altro giorno con il presidente Totti, di cui porto un saluto, abbiamo tenuto una conferenza stampa sui dati del 2021, che sono fantastici per tutta la Liguria, lo sono anche per il Tiguglio,
però non bisogna assolutamente fermarsi, questa è l'occasione perfetta per ripartire e per promozionare la Liguria davanti a tantissimi operatori del settore. Devo fare i complimenti ai tanti comuni presenti, ma soprattutto a quelli del Tiguglio, perché come diceva prima, come avete appena detto, hanno colto quello che era lo spirito del patto per il turismo, cioè fare il sistema e promozionarsi come un unico territorio, che è quello che serve per promozionarsi al meglio, ma per fornire, per offrire ai turisti che verranno un'opportunità di scelta su cosa fare una volta arrivati in Liguria, una volta arrivati ad esempio qua nel Tiguglio, su cosa fare per passare al meglio le loro vacanze, con una scelta amplissima che è quella che la Liguria è in grado di dare, dal mare che continua a essere bello e fruibile anche a ottobre, speriamo anche a novembre in alcuni posti, al nostro bellissimo entroterra che in alcune sue parti è fruibile tutto l'anno per la mountain bike piuttosto che per l'hiking o per semplici passeggiate. Questo è l'offerta di noi Liguri, questa è l'offerta della Liguria che si va a sommare naturalmente all'enogastronomia a Genova, capitale, nostra capitale culturale, e come dire, al resto dei territori che dalle Cinque Terre, dallo Spezzino vanno fino alla provincia di Imperia, a Sanremo, al confine con la Francia. Quindi come dire, abbiamo il mare verde alle spalle, il mare azzurro davanti, abbiamo un'offerta turistica completa. Quindi ti ringrazio per aver accettato la sfida di spostare in avanti di qualche mese Discover. Ringrazio naturalmente Enit di essere qua presente col suo presidente a sottolineare l'importanza di questo, dell'aver organizzato in presenza e in presenza numerosa un evento di questo genere. Grazie come sempre al Comune di Sestri Levante che per primo ha creduto in Discover e che continua a ospitare il clou della manifestazione, anche se quest'anno ci siamo anche estesi fino a ieri sera a Santa Margherita. Il clou è questo, il 2022 dovrà essere sicuramente l'anno di ripartenza su cui finalmente potremmo fare dei paragoni anche con per il periodo anti-Covid, quindi col 2018, col 2019. Quello che ci auguriamo tutti, che si augura il sistema turistico ligure, ma anche il sistema turistico italiano, è che finalmente, quello di poter avere finalmente un anno completo su cui fare i conti, su cui poter scommettere, su cui poterci, come dire, provare quello che abbiamo in questi anni fatto per il turismo della Liguria. Lo dico così, l'anno ultimo, quello prima del marzo 2020, da settembre a febbraio 2019 a febbraio 2020 aveva sottolineato per la Liguria un dato incredibile di crescita di quella che è considerata la bassa stagione, quindi di destagionalizzazione, perché da settembre a febbraio abbiamo avuto crescite mensili a due cifre, sempre. Da lì dobbiamo ricominciare, godendoci naturalmente la stagione balneare a cui tutti noi siamo affezionati e a cui noi tutti dobbiamo dire grazie, ma sapendo che ci sono altri sette mesi in cui il turismo ligure deve continuare a crescere, grazie anche ai tanti operatori che in Liguria hanno resistito e hanno offerto un'estate magnifica come questa. Grazie. A questo punto tornerei sull'elenco dei comuni sponsor e passerei la parola a Gianluca Ratto, assessore al turismo del comune di Chiavari. Benvenuto. Buongiorno a tutti, grazie. Ma intanto voglio dire una cosa, che sicuramente il mio sindaco Marco oggi sarebbe qui. Teneva tanto alla promozione della città, teneva tanto alla promozione del territorio, e perciò questo lavoro che abbiamo iniziato appunto nel 2017, appena arrivati, aderendo al patto strategico per il turismo di Regione Liguria e poi a tutte le fiere internazionali del turismo, tra cui anche Discover Italy, ci vedrà impegnati anche nei prossimi mesi su questo tema. Ma io intanto voglio ringraziare Paolo Bertani per quanto riguarda l'organizzazione di Discover Italy, il presidente Enit, Giorgio Palmucci e l'assessore Gianni Berina. E poi naturalmente voglio ringraziare Francesco Andrioli, perché con Liguria Together è
Patrizia Di Forte per Portofino Cost hanno creduto in questo progetto di promozione e grazie a loro e soprattutto grazie a tutti gli operatori, alle centinaia di operatori che in un momento estremamente difficile si sono rimboccati tutte le maniche e hanno portato avanti un lavoro immane, incredibile fino a pochi mesi fa, che ci ha portato però a dei risultati eccezionali quest'estate. Può essere turismo di prossimità, può essere turismo un pochettino magari più distante, ma è stato un turismo importante, è stato un turismo che ha permesso a tutti quanti di rialzare la testa dopo lunghi mesi di crisi dovuta alla pandemia. Perciò questo ci fa ben sperare per il futuro, ci fa ben sperare perché crediamo di poter vedere la luce in fondo al tunnel e di poter iniziare a raccogliere frutti anche di esperienze precedenti, di quando con Valentina Ghio si parlava a TTG di tutti uniti insieme per il territorio. Grazie anche a un'idea di Valentina Ghio, e lo voglio ricordare perché mi fa piacere sempre vedere Cesare quel che è di Cesare, grazie alla sua intuizione si è iniziato a parlare di Tiguglio capitale della cultura, all'Economiche Forum Giannini che abbiamo organizzato a Palazzo Rocca a Chiavari. Su questi temi continuiamo a lavorare tutti insieme, dobbiamo assolutamente tutti insieme fare squadra, perché senza la squadra oggi non si va assolutamente da nessuna parte. Questo è quello che penso io, quello che pensiamo come Chiavari, e io mi fermo qui con un grande in bocca al lupo soprattutto agli operatori del settore, perché noi amministratori possiamo sensibilizzare ed è giusto sensibilizzare, ma poi dopodiché chi lavora, chi dalla mattina alla sera ha contatto con i turisti sono proprio i nostri operatori, e a loro vanno i nostri complimenti. Grazie. Grazie Assessore. A questo punto passerei la parola a Elisa Covaci, vice sindaco del comune di Lavagna e rappresentante, lo sono scritto perché altrimenti me lo scordavo, delle amministrazioni comunali nella giunta esecutiva dell'ITS Turismo Liguria. Buongiorno a tutti. Io devo dire che sono molto soddisfatta del lavoro che è stato fatto, perché in questi mesi, durante gli incontri che ci sono stati sull'organizzazione proprio di Discover Italy, c'era proprio la volontà di una ulteriore omogeneizzazione e questo è stato realizzato. Abbiamo fatto un video tutti insieme, abbiamo fatto un pre-tour veramente dove le distanze si sono cancellate. Io devo dire un grazie in particolare a Patrizia Di Forte, che effettivamente ha svolto un grande lavoro per riuscire a far vedere ai nostri buyers un territorio unito, però in tutte le sue diverse sfaccettature, e credo che questo sia stato veramente molto importante, quindi grazie Patrizia per il tuo lavoro, ecco. E quindi molto contenta di questa edizione, molto contenta del pre-tour. Devo dire che questa formula secondo me è molto vincente. Io ho partecipato l'altro ieri e devo dire che è stata proprio una bella esperienza, e credo che i buyers siano rimasti molto, molto colpiti, ecco. Quindi sono soddisfatta del lavoro che è stato fatto. E, per quanto riguarda invece l'ITS, perché parlare di ITS in questo contesto? Allora, innanzitutto io parlo, diciamo, a nome dei comuni soci fondatori della fondazione ITS Turismo Liguria, che vanno da Recco a Moneglia. E parlare di ITS perché io credo che ITS abbia, diciamo, come priorità proprio quello di avere un ruolo fondamentale nel sistema di promozione territoriale turistica, proprio perché questi ragazzi verranno formati per essere degli operatori turistici che non solo dovranno fare i conti con l'innovazione, con la strumentazione, con le metodologie nuove in ambito di turismo territoriale, promozione territoriale, ma proprio dovranno essere loro a influenzare il mercato proprio in ambito territoriale. Quindi credo che sia per noi, per tutta la Liguria, veramente una bella sfida,
e credo che veramente l'ITS possa portare grandi cose in ambito di promozione turistica. Grazie. Grazie Lisa del tuo intervento. Passerei la parola a questo punto a Portofino, al comune di Portofino, ovvero al vice sindaco Giorgio D'Alia e al consigliere Emanuela Morabito. Unisco i ringraziamenti, ringrazio tutti, non voglio stellarsi da una grande stagione, siamo partiti a giugno, c'è stata tantissima gente, un successo penso per tutto il Tiguglio, come ho sentito, ma mi vorrei ricollegare anche alle parole dette dall'assessore Berrino, soprattutto quest'anno la stagione non finisce ogni santi, quest'anno dobbiamo insistere con l'inverno per promozionare anche la prossima estate. Quindi concentriamoci anche su un lavoro a 360 gradi, su 12 mesi, perché il Tiguglio lo merita, perché il Tiguglio è bello, non solo la costa, ma c'è anche un bellissimo entroterra. E quindi da qua voglio lanciare un messaggio, ci siamo tutti, concentriamoci anche sull'inverno, perché l'inverno, con quello che farà, ci servirà anche per l'estate. È un bellissimo evento. Si incontrano tantissime persone, qua si vende il territorio, un prodotto d'eccellenza, un prodotto veramente da protagonisti e niente, e buon lavoro e ci ritroveremo l'anno prossimo ancora di più, ne sono sicuro. Grazie. Grazie. Passerei a questo punto la parola al sindaco di Santa Margherita, Paolo Donadoni. Benvenuto. Grazie, grazie a voi. Inizio anch'io con i doverosi ringraziamenti a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione di Discover Italy, a partire da Paolo Bertani, la presenza del presidente Enite Giorgio Palmucci, ringrazio Gianni Berrino di Regione Liguria e poi gli operatori veri, come dire, le anime poi le organizzative. Francesca Andreoli e Patrizia Di Forte con le relative associazioni e ringrazio Mediterranea che ci ospita e il sindaco Ghio di Sestri Levante che ha attivato originariamente la ricezione di questo evento. E io vorrei fare due considerazioni. La prima dell'importanza di come il Tiguglio sempre più, ma non solo il Tiguglio in realtà, perché poi sono compresi anche alcuni comuni del Golfo Paradiso, ma si sta proponendo come destinazione unica. Su questo si sta tanto lavorando oramai da tempo, ma direi con una forte accelerazione nell'epoca recente e credo che sia un dato da rilevare perché veramente testimonia forse una nuova chiave di lettura del nostro territorio. Non presentarci in questa occasione, come in tante altre occasioni, come comuni singoli, ma come un insieme territoriale, credo che sia un grande valore da riconoscere e da perseguire. La seconda considerazione invece concerne, lo diceva prima il vice sindaco di Portofino, abbiamo avuto una stagione bellissima, obiettivamente da un punto di vista dei numeri, lo testimoniava prima anche l'assessore Berrino, questo è un dato di fatto, ma dobbiamo veramente puntare non soltanto sull'estate, che ci ha abituati oramai da qualche tempo a numeri significativi, ma anche sulla destinalizzazione. Credo che lavorare insieme come territorio possa essere come dire, la modalità giusta per riuscire poi a ampliare anche il periodo di accoglienza al fuori stagione. Mi fa piacere che Elisa abbia parlato dell'ITS perché penso che questa manifestazione sia anche molto legata a un concetto di formazione poi turistica dell'accoglienza territoriale, sulla quale sempre insieme alla Regione Liguria e sempre tanti comuni insieme stanno lavorando. Ecco, questi tre dati mi piaceva condividerli in esordio di manifestazione. Grazie. A questo punto passo la parola al sindaco di Sestri Levante, Valentina Ghio, che come ricordiamo è stata la prima amministrazione a credere nell'evento e a voler partecipare. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, devo dire che qualche anno fa, quando il Comune Mediterraneo Servizi hanno
ascoltato la proposta di Paolo Bertagni insieme ai consorzi turistici Liguria Together, Consorzio Sesto Levantino, Rapporto Fino Coast, avevamo la speranza che crescesse così tanto la manifestazione, però quest'anno regala davvero delle soddisfazioni che sono ancora più gradite dopo il periodo che abbiamo vissuto. Quindi grazie ancora una volta al presidente Enit che è qui a Sesto Levante, a Regione Liguria che è a fianco alla manifestazione e a tutti gli operatori. Voglio dire un grazie soprattutto ai comuni, quelli che ci hanno creduto, che ci credono, che si sono aggiunti nel percorso. Credo e mi sembra che sia un po' il concetto che quasi tutti gli amministratori che hanno parlato prima di me hanno tirato fuori. Ecco. Credo che per essere adeguati ai tempi, uso la parola adeguati, forse più che competitivi perché riassumere di più quello che occorre essere, un fattore di base sia proprio quello di condividere alcune strategie su alcuni aspetti. Il turismo è una di quelle per come sono cambiate le dinamiche turistiche negli ultimi anni, a maggior ragione dopo la mazzata planetaria che è caduta sulle nostre teste. Per cui davvero questo è un grande valore che non dobbiamo disperdere e che a mio avviso deve dare quel surplus di riconoscibilità al nostro territorio, che è già tanto importante per tante ragioni, a partire dalle bellezze uniche, che ci rende davvero indispensabili all'Italia. Sto sognando un po' in grande, lo so, sto dicendo anche parole forti, ma credo che questo sia l'obiettivo che dobbiamo porci. Lo stiamo facendo anche su altri aspetti, l'assessore Ratto ha citato il percorso a candidatura capitale della cultura del Tiguglio, che è un'altra idea su cui penso sia utile e importante credere, ma davvero l'unione degli enti insieme ai privati, perché l'altro aspetto credo che sia questo, mettere a disposizione delle occasioni che diano un ritorno concreto ai soggetti privati, da cui da subito possano evincere, e la presenza di buyer, di seller, di operazioni proprio che danno una concretezza anche con una temporaneità evidente, sia il valore aggiunto che possiamo dare al territorio. Quindi oggi penso che sia davvero una giornata di crescita per tutto il nostro territorio e credo che insieme alla Regione potremo andare avanti su questo percorso e migliorare nei prossimi anni. Quindi buon lavoro a tutti voi. Grazie Sindaco. A questo punto abbiamo terminato, io vi invito a andare in terrazza dove vi viene offerto un piccolo cocktail. Grazie ancora della partecipazione e buona giornata.